è Giuseppe Capizzi, 47 anni, di Ribera. E prima che fosse arrestato è stato il numero 2 di Cosa Nostra Agrigentina, dopo Giuseppe Falzone. Così ha dichiarato Antonino Giuffrè, ex numero 2 di Cosa Nostra Siciliana, perché braccio destro di Provenzano. Giuseppe Capizzi è figlio di Simone e fratello di Mario, condannati all'ergastolo al processo Acragas per l'omicidio del maresciallo Guazzelli. Sarebbe stato Giuseppe Capizzi a scrivere il pizzino a Provenzano informandolo. Maurizio Di Gatti millanta e si presenta come il capo provincia, e invece lo è Falzone. Lui è Carmelo Capizzi, 45 anni, fratello di Giuseppe. Adesso in Cassazione è stata confermata la sentenza di condanna a carico di Giuseppe Capizzi, invece annullata con rinvio la sentenza a Carmelo Capizzi. I due fratelli riberesi sono imputati per una estorsione da 75.000 euro a lui, l'imprenditore di Castelvetrano Giuseppe Grigoli, l'ex re Mida dei supermercati siciliani. E Maurizio Di Gatti ha dichiarato: Giuseppe Grigoli e Matteo Messina Denaro sono la stessa cosa. Infatti, quando Grigoli avrebbe concesso il desparra di Ribera a Capizzi, lui, Giuseppe Capizzi, non solo non gli avrebbe pagato merce per 297.000 euro, ma avrebbe preteso da lui anche il pizzo per i 7 supermercati desparre di Grigoli in provincia di Agrigento. Nell'Agrigentino si è rischiata una guerra di mafia. Sì, perché Matteo Messina Denaro ha scritto a Provenzano. Il pizzino, scoperto nel covo di Contrada Montagna dei Cavalli, è datato 1 ottobre 2003. Messina Denaro scrive a Provenzano: risolvete voi, io non parlo con CPZ, che sarebbe Capizzi. Io parlo solo con il mio pari della provincia di Agrigento, quindi Falzone. Dunque fate sapere agli amici di Agrigento che se questa storia del pizzo è vera, lo voglio detto tramite lei dal capo della provincia di Agrigento. Risolvete voi, altrimenti la risolvo io a modo mio. Poi Matteo Messina Denaro rilancia: io parlo con la verità, ho le fatture. Capizzi non ha pagato il mio paesano Grigoli, che, anzi, ha pagato 75.000 euro a Capizzi per la messa a posto dei supermercati. La questione forse ancora non è risolta. Nel frattempo, per gli stessi 75.000 euro, Giuseppe Capizzi è stato condannato a 2 anni di carcere, in continuazione con una precedente condanna a 8 anni nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta Welcome Back. E Carmelo Capizzi sarà processato una seconda volta in appello, dopo la prima condanna a 4 anni e 6 mesi.